Ezio non riusciva a credere che fosse il giorno di mezz'estate dell'anno del Signore 1488, il suo 28° compleanno. Era tutto solo sul Ponte dei Pugni. Eccoti qua, Ezio. Perché così serio? Oggi è il mio compleanno. Davvero? 100 di questi giorni? Che meraviglia! Dici? Sono trascorsi più di 10 anni da che vidi morire mio padre e i miei fratelli. 10 anni a caccia dei responsabili. E ora sono così vicino, ma non abbastanza da capire il senso di tutto questo. Forse tu non te ne accorgi, Ezio, ma grazie a te adesso qui si vive molto meglio. Basta. Guarda qui, ho un regalo per il tuo compleanno. Il registro di navigazione dell'arsenale, di quando la nave è partita. La nave per Cipro. Dici davvero? E indovina quando deve tornare? Domani. Ezio! Leonardo! Quando sei tornato? Proprio ora. Devo parlarti. Subito. Va bene. Divertitevi, ragazzi. Spero sia importante. Oh, lo è, lo è. Camminiamo, stammi vicino. Le ultime due pagine del codice. Stavo studiando le copie. Come ho fatto a non vederlo prima? Mettendole insieme ho capito che i segni sul retro formano delle parole. Il profeta apparirà quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta. Solo il profeta può aprirla. Due frutti dell'Eden. Che cosa stai dicendo, Ezio? Che cos'è? Ci conosciamo da tanto, Leonardo. Di chi altri posso fidarmi se non di te? Zio Mario me ne parlò molto tempo fa. Una profezia nascosta nel codice. Porta a una cripta che racchiude qualcosa di molto potente. Grandioso! Ma se hai avuto queste pagine dai Barbarigo, allora forse anch'essi sanno della cripta. E non è una bella cosa. Aspetta. Sarà per questo che mandano le navi a Cipro. Per trovare questo frutto dell'Eden e riportarlo a Venezia. Quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta apparirà. Solo il profeta può aprire la cripta. Oh mio Dio! Quando mio zio me ne parlò, ero troppo giovane e presuntuoso per immaginare che fossero altro che le fantasie di un vecchio. Ma ora capisco. L'omicidio di Mocenigo. Dei medici, di mio padre, dei miei fratelli. Era tutto parte del suo piano. Per trovare la cripta. Lo spagnolo. Rodrigo Borgia. La nave salpata da Cipro arriverà domani. E io sarò lì ad aspettarla. Buona fortuna, amico. Scappa, scappa, guardia vile, il nostro eroe trabocca di. L'alba del giorno seguente, Ezio si diresse al porto a spiare un gruppo di uomini che scaricavano una cassa anonima di piccole dimensioni da una galea nera giunta di recente da Cipro. Zio Mario! Dove lo stanno portando? Non c'era tempo per richiamare la sua attenzione, già che l'uomo del Borgia si era già incamminato con la cassa. Ezio seguì la guardia ad una certa distanza. Lo tormentava però un interrogativo. Davvero l'altro uomo era suo zio? E se lo era, com'era arrivato a Venezia? E perché proprio ora? Ma dovette accantonare i suoi dubbi mentre seguiva la guardia con la cassa, posto che fosse in vero quella a contenere chissà che cosa. Uno dei frutti dell'Eden. Eccolo! No!
temere rappresaglie. Visione non si misura in monete. L'avviso deve obbligatoriamente essere divulgato anche a tutti i visitatori della Serenissima. E che prezzi per l'eccellente lavoro di mastri artigiani di... Stanco di calzature che non ti isolano dalla strada, la pioggia rende i tuoi piedi umidi e freddi per tutto il giorno. Non dovresti stare qui. Giù, subito. Avete forse bisogno di un medico? Il maestro attende. Non ammetterà errori. Riponetelo con cura, subito. Lo spagnolo è qui. Questo cambia tutto. Ho distillato un elisir di piombo e melograno ideale per il fegato. Ridiscese nella strada e tese un agguato all'uomo che trasportava la cassa. Ezio ebbe un minuto per uccidere la guardia, trascinare il suo corpo dove non potesse essere visto e indossare l'uniforme. Sì, signore. Questo momento è solenne, uomini. State in formazione. Comportatevi bene. Ezio prese il suo posto al centro della scorta e si mise in marcia. Queste meraviglie valgono ben più del loro prezzo. Non vendo merci scadenti. Oggi si incontrerà nel Loge i 10 per stabilire una linea di intervento. Mi raccomando ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Cittadini, naufragio! La San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanin è colato a picco con tutta la sua nave e l'equipaggio al largo delle coste di Tessalonica. La Repubblica esprime cordoglio alle famiglie delle vittime. Ce l'avete davvero? Vi hanno seguito? Certo che no. Tutto è filato liscio. Abbiamo seguito i vostri ordini esattamente come indicato. La missione a Cipro è stata più... Ezio, da quanto tempo? Rodrigo. Ebbene, lui dov'è? Chi? Il tuo profeta. Non sembra sia apparso nessuno, Rodrigo. Quante persone sono morte per questo? Per il contenuto di questo scrigno? E guarda, non c'è nessuno. Tu sostieni di non credere. Eppure sei venuto.
Non lo vedi? Il profeta è già qui. Sono io il profeta. Ora dammi la mela. Vieni a prendertela. All'improvviso la piazza in cui Ezio e lo spagnolo si stavano affrontando fu invasa da altri uomini armati che portavano sulla giacca lo stemma dei Borgia. Sei venuto da solo. Dove sono tutti gli altri? Quali altri? Non ne sai proprio nulla, vero? Guardie! Sono io che sono bravo o sei tu che sei scarso? Zio! Niente paura, nipote. Non sei solo. Il volpe. Che ci fai qui? Noi potremmo farti la stessa domanda. No. A dopo le domande. Non lasciare che Borgia fuga con lo scritto. Avanti! Ora morrete tu. Fallo fuori, Ezio! Guardiamo le spalle! Fatevi sotto, codardi! Tutti insieme! La mia bianca ha voglia di altri crani da spagnare! Sei patetico! Non puoi fermare ciò che è scritto! Ciò che la cripta custodisce sarà mio! Guardate, amici! Il nostro Ezio ormai è un vero guerriero! Accorcia, bro! Provochi la volpe, picchia la pistola. Passo! Dovremmo farlo più sovente. È una battaglia persa, ragazzo. Morirai per mano mia, proprio come tuo padre. Lo spagnolo urtò Ezio facendogli perdere l'equilibrio, ma lasciando sfuggire di mano la preziosa scatola. Guardandosi intorno, Ezio ritrovò tutti i suoi alleati e c'era qualcun altro. Un giovane pallido e bruno di capelli, con espressione tra pensieroso e divertito sul volto. Questo è per mio padre. Paola. È fuggito, ma abbiamo ciò che volevamo. No, devo inseguirlo. Devi proprio. O sei qui per un altro motivo, figliolo? Teodora, che cosa fate tutti qui? Forse siamo qui per il tuo stesso motivo. Vedere apparire il profeta. Io sono qui per uccidere lo spagnolo. Non mi importa del profeta. Non è mai apparso. No? Ma tu sì? Cosa? Era stato predetto l'avvento di un profeta. E senza che lo sapessi, tu sei qui. Forse eri tu quello che cercavamo fin dall'inizio. Come? Voi chi siete?
Niccolò Di Bernardo dei Machiavelli. Sono un assassino, addestrato secondo gli antichi usi per salvaguardare l'umanità. Proprio come te, come tutti noi qui. Siete tutti assassini. Paola, la volpe. Nipote, è la verità. Per anni ti abbiamo guidato insegnandoti tutto quel che devi sapere per far parte del nostro ordine. Penso sia il momento. È fatta, ma non è ancora finita. Vediamoci qui al tramonto. Lasciai awaki un mutlak bale kolo un munkine. Queste sono le parole dei nostri antenati, il cuore del nostro credo. Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale o alla legge, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Nulla è reale, tutto è lecito. È il momento, Ezio. Oggi non seguiamo più i testi alla lettera come i nostri antenati, ma il giuramento resta definitivo. Sei pronto a unirti a noi? Lo sono. Farà male solo per un attimo, fratello, come tante cose. Benvenuto, Ezio. Ora sei uno di noi. Vieni, c'è molto da fare. I suoi compagni si gettano dal campanile ed Ezio li imitò.